Campus Tech, siamo adesso da DanSensor. DanSensor è la sussidiaria italiana dell'azienda americana omonima e sono con il direttore generale, la signora Colli. Simona, buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa state presentando a Campus Tech? Dunque, quest'anno abbiamo una grossa novità, stiamo lanciando un nuovo sistema per il rilevamento delle microperdite che utilizza il sensore CO2, quindi la CO2 come gas tracciante. È una novità perché siamo in grado adesso di effettuare l'analisi sulla singola confezione all'uscita della macchina di confezionamento. È un sistema che riteniamo sia il più sensibile attualmente sul mercato. Infatti siamo in grado di raggiungere dei livelli di microperdita molto piccoli, attorno ai 50 micron, ed è un sistema abbastanza flessibile in quanto è possibile collegare diversi moduli in funzione della velocità della macchina che dobbiamo, diciamo, controllare. Quali sono le tipologie di aziende quindi che utilizzano i vostri sistemi o che possono utilizzare i vostri sistemi? Tutto il settore food che utilizza l'atmosfera protettiva come tecnologia di confezionamento, quindi copriamo in pratica tutti i settori, dalla pasta fresca, settore caseario, è un settore molto attivo adesso che è il settore della quarta gamma e in generale comunque tutte le aziende che utilizzano gas di protezione per il confezionamento. Quindi tutto il settore alimentare in maniera trasversale? Assolutamente sì, sì. Poi ci sono settori che si stanno muovendo molto velocemente su sistemi sempre più automatici, quindi fornendo anche soluzioni da installare sulle macchine di confezionamento e che diventano sempre un must perché vediamo macchine di confezionamento sempre più performanti, sempre più veloci, per cui è necessario controllare e monitorare proprio il processo in macchina. Quindi vediamo un incremento sul settore delle analisi dell'assicurazione qualità. Per quanto riguarda le manifestazioni, oltre a Campus Tech, quali manifestazioni partecipate come DanSensor? Dunque in Italia fondamentalmente Campus Tech, che siamo sempre presenti, IPACHIMA, ma come gruppo diciamo che copriamo gli eventi fieristici più interessanti e importanti, quindi soprattutto in Germania ma anche negli Stati Uniti, sì, e nei mercati emergenti anche. Per quanto riguarda Campus Tech, oggi è il secondo giorno, lei che cosa ne pensa? Oggi vedo una grande affluenza, e abbiamo già incontrato i nostri clienti chiave anche ieri. Ieri abbiamo visto affluenza soprattutto in mattinata di persone che vengono dall'estero, quindi è molto interessante anche l'internazionalizzazione della fiera. Ci aspettiamo una crescita nei prossimi giorni sicuramente. Allora buon lavoro e grazie. Grazie a voi, anche a voi buon lavoro.